Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di realizzare finalmente un progettino che era rimasto in sospeso già da un pochino ed è una decorazione per la mia casa. Avevo preso l'autunno scorso dal sito Everyday Ideals un kit a pittura diamante per realizzare un orologio per il mio soggiorno, il mio salotto, e credo che sia finalmente arrivato il momento di realizzarlo. Il kit, come avevo già detto, l'ho preso dal sito Everyday Ideals. Io ve lo lascio scritto qua o sotto nel box informazioni. Ricordo di avere anche un codice sconto, ve lo scrivo anche questo qui e ve lo lascio scritto sotto. Se non mi ricordo male, è sempre valido ed è valido su tutti i prodotti del sito, quindi se vi serve usatelo tutte le volte che volete. Allora, io direi di cominciare dal kit. Ovviamente all'interno del kit c'è il telo con la parte adesiva per poter incollare tutti i diamanti. Questo è di una misura di 35x35 perché appunto è un orologio ed è diverso dagli altri kit a pittura diamante perché non va riempito completamente tutta la zona di diamanti, ma solo alcune parti che rendono insomma l'orologio molto luminoso e molto elegante. All'interno del kit ovviamente c'è anche una scatolina con gli ingranaggi per creare poi effettivamente l'orologio funzionante, il vano batterie, le lancette, tutto quanto, il kit per applicare i diamanti ed infine le bustine dei diamanti, che in questo caso sono un po' diverse dal solito perché sono delle perle e poi dei brillantini dorati. Io ho già steso nei giorni scorsi la tela e l'ho appiattito per applicare i diamanti e quindi adesso posso subito cominciare ad applicarli. Dunque, non voglio come sempre tirare via tutta la plastica subito perché tra polvere e peli di gatto ho paura che vadano ad incollarsi sulla zona dei diamanti e poi non si incollano più i diamanti, quindi tolgo un pezzettino alla volta. Recupero tutti i miei strumenti. Se non avete già visto altri video per quanto riguarda la pittura diamante, vi mostro velocemente come funzionano. Questa è la penna che ha una specie di foro all'interno dove va presa un pochino di cera che va a riempire la punta e con questi si va a applicare i diamanti. I diamanti nel mio caso sono questi e sono due. In genere c'è una tabellina come questa che mi spiega dove devo inserire i vari diamanti. Questa per esempio, come vedete, è il numero 2. Io vado a cercare il numero 2 che equivale a questo simbolo, quindi il pallino blu, e quindi io devo applicare tutte queste perle in sacchettino con il numero 2 su tutti i pallini con il puntino blu. Stessa cosa vale per i brillantini dorati. Questo è il numero 1. Andando a leggere sulla leggenda, il numero 1 corrisponde ai pallini gialli, quindi andrò ad applicare questi brillantini con il numero 1 sui pallini gialli. Qui si arrivava ad intuito. Di solito le leggende sono un po' più complicate perché i brillantini sono della stessa dimensione ma di colori diversi. Semplicemente io comincio dalle perle più grandi. Queste perle sono veramente bellissime. Spero che me ne avanzino un pochino così posso realizzare qualche progettino fai da te. Vado avanti veloce finché non devo applicare anche le perline dorate. Adesso apro i brillantini dorati, li posiziono nel vassoio. Per le perle di prima non ve l'ho detto, ma questo vassoio ha delle righe all'interno che, andando a muovere il vassoietto, praticamente le porta le perline a allinearsi e raddrizzarsi tutte all'interno del vassoietto in modo da facilitare l'applicazione. Come dico sempre, la pittura diamante è un'ottima idea per passare il tempo, è adatta a tutte le età, si possono decorare tante cose diverse, in genere sono quadri, ma in questo sito si trovano anche oggetti,
sono anche un'ottima idea regalo, tra l'altro sono anche economici. I kit generalmente occupano poco spazio, quindi potete portarveli dietro ovunque, cioè vi stanno anche in borsa in pratica. È molto divertente e alla fine proverete anche una bella soddisfazione ad aver realizzato qualcosa con le vostre mani. Il kit poi è completo perché all'interno c'è tutto. Non è necessario acquistare nient'altro. Io continuo veloce. Ora mescolo una parte di colla vinilica con una parte di acqua. Con questa soluzione vado a passare tutta la superficie dell'orologio in modo da proteggerlo, rinforzare la colla delle perline e mantenerle più a lungo. Ok, aspetto che si asciughi e poi continuiamo. Molto bene, si è asciugata anche la colla, quindi adesso non mi resta che incorniciarlo. Dunque, come prima cosa elimino tutto il bordo perché non mi serve più. Ed ora lo incorniciamo sperando che la cornice sia abbastanza grande perché non ne sono convinta. Allora, adesso dobbiamo montargli le lancette, quindi la parte effettiva dell'orologio. Allora, di sicuro devo prima forare questo. Allora, prendo una spugna per bucare questa. Mi aiuto con una forbice, anche se sono consapevole del fatto che non sia la scelta migliore. Vado a ritagliare leggermente il centro. Allora, mi sono fatta attaccare questo da mio marito, ha fatto il foro nel legno. Ok, l'ho raddrizzato. Adesso appoggio sopra il disegno. Avvito il bullone per stringere bene tutto. Ok, e adesso passo alle lancette. Comincio con quella delle ore, quella dei minuti ed infine quella dei secondi. A questo punto prendo la mia cornice, aggiungo questi legnettini qui che io ho già tagliato a misura, che mi aiuteranno a fare in modo che le lancette dell'orologio non tocchino sul vetro e quindi riescano a girare comodamente. Ora aggiungo anche l'orologio. Ecco qua. A questo punto, siccome i ganci sono spariti dentro la cornice, utilizzo questi due legnetti per bloccarla, andandoli semplicemente ad incollare con un po' di colla a caldo, così in caso di necessità posso anche rimuoverli. Aggiungo ora la batteria e voilà, questo qui è il risultato una volta finito. Ed ecco qua il risultato finale, secondo me è davvero molto molto carino. Fatemi sapere secondo voi come è venuto il risultato finale, se vi piace quello che ho scelto, se avreste scelto qualcos'altro, se l'avreste realizzato in un modo diverso, che modifiche potrei fare, che cosa potrei migliorare, insomma, ditemi tutti i vostri consigli, come sapete io li ascolto sempre. Vi ricordo che
Giù nell'info box trovate sia il link del sito che il codice sconto nel caso ne abbiate bisogno. Ci sono davvero tante tante cose, quindi sicuro qualcosa trovate. Io non ci guadagno nulla, ma voi potete risparmiare un pochino, che a me rende sempre molto molto felice. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Vi ricordo che ho aperto un nuovo profilo Instagram, quindi chi mi seguiva su quello vecchio o chi ancora non lo faceva ma ha piacere di farlo adesso, mi potete seguire appunto sul mio nuovo profilo Instagram, ve lo lascio qui, dove sono presente quotidianamente tutti i giorni. E niente, con questo è tutto. Ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!